Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto voglio ringraziare tutti quanti perché sono arrivato finalmente, ragazzi, grazie mille a 1000 iscritti, che era il mio punto di partenza. Quindi ragazzi, vi ringrazio immensamente, veramente ringrazio uno ad uno tutti gli iscritti al canale. Quindi chi ancora dovesse farlo, ragazzi, iscrivetevi al canale, tanto non vi costa niente, basta cliccare su iscriviti. E poi mettete ovviamente il like, ragazzi, al canale. E vi vado a parlare del nuovo sponsor della Juventus. Questo ragazzi è sicuro al 99,99%, perché finché non c'è l'ufficialità non sono sicuro, però ragazzi diciamo al 99%, ok? Lasciamo un per cento di possibilità di un nuovo di un altro sponsor. Ragazzi, io questa notizia qua l'ho ascoltata oggi pomeriggio, 8 agosto, da un altro youtuber che io seguo molto. Aveva dato questa notizia. Lui sta in America addirittura, ha contatti con persone che stanno qua in Italia, che sono all'interno del calcio, FIGC, tutto quanto, e gli ha detto questo nuovo sponsor. Io ancora non volevo crederci, nel senso perché ok, si sono fatti tanti nomi, si sono fatti nomi da parlando da Etihad, compagnie arabe, Amazon, SpaceX, Tesla, via cantando. Però questo sponsor nuovo non veniva. Io ero sicuro che fosse stato Amazon. Poi si parlava di Ineos, anche di lo sponsor della Juventus. Ma la notizia, ragazzi, è un'altra. Ripeto, prima l'ho sentito da questo youtuber juventino e poi è venuta fuori la notizia anche da Radio Radio, ne hanno parlato qualche ora fa e io ragazzi ve lo faccio soltanto ora, potevo farlo prima, ma oggi ho avuto un lavoro durissimo al ristorante, al lavoro, mi sono un attimo riposato perché non ce la facevo più, mi sono un attimo addormentato e ora vi faccio il video. Io faccio il video questa sera alle 11 qua, lo pubblico subito su YouTube e poi metterò anche il link su X, da domattina alle 7 sarà per tutti quanti perché ancora non l'ho visto. Allora ragazzi, vado a dire, il nuovo sponsor della Juventus dovrebbe essere ITA Airways, la compagnia aerea italiana, ITA Airways, la compagnia che sta dando i nomi ai giocatori, tra cui c'è anche qualche giocatore della Juventus del passato. Quindi anche questa notizia qua poteva già far venire, far accendere la lampadina a qualcuno. E si dice che ormai lo sponsor della Juventus sulle maglie sarà ITA Airways. Vado a leggere qua anche la relazione dell'articolo. Nessuna ufficialità, ma un'indiscrezione proveniente dalla capitale. E io ripeto, se, lo sentite sia qui in Italia che anche in America. Se arrivate anche in America, ragazzi, qualcosa di vero ci sarà pure. Ilario Di Giovan Battista, direttore di Radio Radio, ha spoilerato il nome del marchio che apparirà sulle maglie della Juventus. Il post di Ilario Giovan Battista è essenziale nel suo contenuto. Esclusiva Radio Radio, ITA Airways sarà il main sponsor sulle maglie della Juventus stagione 2024-2025. Pertanto sembra proprio che un'altra tessera fondamentale del cambiamento epocale della Juventus si stia posizionando insieme alle altre. Un altro passo verso il ritorno a quella normalità spazzata via un anno e mezzo fa, facendo fuori l'era Andrea Agnelli e ora c'è l'era John Elkann. Avviso ai naviganti, la Juventus sta ritornando e quale migliore main sponsor di ITA Airways, una grande compagnia aerea, per ricominciare a volare? Ok? Quindi si fa questo nome, si fa il nome di ITA Airways. Quindi non so se dal Como, ma ormai questa notizia è venuta fuori, è stata spoilerata. Molto probabilmente sulle maglie della Juventus da quando si comincerà la Serie A, ovvero Juventus Como, ci sarà il nome ITA Airways. Questo, ragazzi, è quello che venne fuori. Notizie sia nel pomeriggio in America è arrivata questa notizia e poi l'ho sentita anche qui su Radio Radio. Quindi, ragazzi, molto probabilmente il nuovo sponsor della Juventus sarà ITA Airways. Ragazzi, il video finisce qua. Vi
perché è la notizia che io volevo darvi quasi in anteprima, perché vedo che ancora nessuno YouTuber l'ha messa. Il nuovo sponsor della Juventus 2024-2025, a partire dal 2024-2025, sarà ITA Airways. Poi, diciamo una cosa, se la notizia fosse vera, voglio che almeno vi iscriviate in 100 persone nel giro di una settimana, perché è una notizia che vi sto dando io in anteprima, ok? Non io in anteprima, perché già è venuta fuori da radio, però sono uno dei primi a darvi questa notizia. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere. Grazie ancora ragazzi dei 1000 iscritti. Fino alla fine, forza Juventus e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.